Birra Messina, un vanto per la città fino a qualche anno fa, poi ritornata di scena con la chiusura degli stabilimenti storici della famiglia Faranda e che 15 coraggiosi ex dipendenti hanno fatto di tutto per riportare in vita. Ma con quali problemi? Difficoltà burocratiche. Burocratiche, perché nessuno ti aiuta, perché nel momento in cui tu vuoi realizzare qualche, ti svegli la mattina e vuoi fare qualcosa di buono in questa città, c'è chi ti impedisce di farlo in tutti i modi, con tutti i mezzi possibili e immaginabili. Ho visto che state facendo personalmente tutto noi. Stiamo stendendo 600 metri di tubazione con parecchi scavi anche nella strada. E questa sarà la tubazione di scarico del... No, questa è l'acqua per l'acqua fare che la mi deve arrivare. L'acqua per fare la birra. Senza questa non potremmo farlo completamente. Sono soli i 15 eroi della birra Messina, ma non si perdono d'animo e da gennaio probabilmente i messinesi potranno riprendere a bere con orgoglio la birra di nuovo prodotta a Messina, sostenendo l'unica causa imprenditoriale della città partita davvero dal basso. A fine di dicembre dovremmo avere quasi tutto montato, perciò sarà gennaio, sarà febbraio, la partenza ormai diciamo che non è così... Ed intanto in città i 15 ex dipendenti della storica birra Messina tengono a precisare che nessuna birra è stata ancora da loro prodotta. Un segnale a chi sembrerebbe si sia appropriato della loro battaglia proponendo con un nome impronunciabile una birra che non è certo la loro.